Però c'è fermento anche all'interno del Movimento 5 Stelle. E noi, per sondare qual è la situazione, abbiamo con noi in studio da Roma la senatrice del 5 Stelle Barbara Lezzi. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Senatrice, io, se sarà d'accordo, togliamoci subito il dente. C'è un'affermazione, ci sono delle parole di Berlusconi che stanno rimbalzando dal pomeriggio in tutta Italia, stanno alimentando polemiche. Io le leggo parola per parola, così evitiamo fraintendimenti e poi le chiederò un commento. Berlusconi era Porzus, ha detto: l'altro giorno stavo dando una mano a delle persone e gli ho chiesto come si sentissero di fronte a questa formazione politica che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi e mi dice: credo che ci sentiamo come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler. Senatrice Lezzi. Io preferisco neanche non commentare. Non commentare una battuta, una frase fatta e basata su quella che è stata un'immane tragedia. Preferisco fermarmi subito qui. Ecco, Berlusconi però sottolinea di aver riferito delle parole che ha sentito e non le condivide. Questo lo sottolinea, Sì, come di consuetudine di Silvio Berlusconi è stato sempre frainteso. No, non parla di fraintendimento, lui dice soltanto di aver riferito delle parole dette appunto da questo signore che ha incontrato a Pordenone. Senatrice, venendo all'accordo che state tentando di fare con il Partito Democratico, quali sono secondo lei le reazioni della vostra base? Accolgono favorevolmente queste ipotesi oppure no? Io ho sentito diversi attivisti che provengono non solo dal mio territorio e devo dire che in questo momento di difficoltà stanno apprezzando la nostra coerenza. Del resto, in campagna elettorale noi lo abbiamo detto, se non avessimo raggiunto la maggioranza saremmo stati insomma costretti a chiedere il supporto delle altre forze. Noi stiamo seguendo il percorso indicato dal Presidente Mattarella, da prima abbiamo avviato una discussione con il centrodestra, quindi con Salvini, di cui è il Premier, e adesso tocca al Partito Democratico. Sappiamo però che c'è fermento, lo dicevamo anche all'interno della vostra base. Noi siamo andati a verificare sul campo e siamo andati in quello che può definirsi il paese italiano più grillino e priolo, Garagallo, provincia di Siracusa. 71% di voti ha preso il Movimento 5 Stelle. Sentiamo cosa dicono. Siamo nel comune più grillino d'Italia, a Priolo, in Sicilia. Pensate, il 72% ha votato Movimento 5 Stelle e siamo venuti a chiedere che cosa ne pensano dell'accordo 5 Stelle-Partito Democratico. Non mi sta bene l'ombra da vendere. Mentre a Roma il presidente della Camera Roberto Fico sonda il terreno per l'ipotetico accordo, in questo comune alle porte di Siracusa Matteo Renzi e Maria Elena Boschi non vogliono neanche sentirli nominare. Tra un po' potrebbe scattare questo accordo con Renzi. L'Italia non ha votato il PD, perciò non c'entra di andare al governo lui. Un atto imbroglione, o perlomeno farfallone. Parla, parlare è facile, mantenere è difficile. Con Renzi non dobbiamo fare niente. La Boschi, questo inciucio con il PD che l'elettorato ha bocciato, credo che sia un'offesa a tutti gli italiani e agli elettori. Un governo di Maio Renzi, insomma, per molti grillini sarebbe un vero e proprio tradimento. Di Maio non è coerente se si allea con col PD. È un altro tradimento da parte di Maio. C'è infine chi rivolge un appello diretto al leader dei 5 Stelle. Di Maio, cioè, siamo andati noi, abbiamo dato fiducia a lei e lei va con Renzi, proprio l'ultima persona che io speravo che lei andava. Speriamo che ci ripensi e faccia qualcos'altro, almeno per noi. Insomma, mi sembra di capire, cara Veronica, che se bisogna ascoltare la pancia, la base dei 5 Stelle, questo accordo non sa da fare. È difficile da far digerire. Allora le chiedo, senatrice, secondo lei queste sono le reazioni? Cioè il servizio che le abbiamo fatto vedere corrisponde alla percezione che ha lei? Non corrisponde alla percezione, però io voglio chiarire subito un aspetto. Noi abbiamo fatto una distinzione molto seria tra alleanza e contratto. Nell'alleanza si stabiliscono gli equilibri di potere tra una o più forze.
Quando noi parliamo di contratto, invece, partiamo dall'interesse dei cittadini e al rispetto di quanto noi abbiamo promesso durante la campagna elettorale. Questa è un'enorme differenza che non è di forma, ma è soprattutto di sostanza. Nel momento in cui si sigla il contratto, è chiaro che le politiche portate avanti fino adesso dal Partito Democratico, che hanno però arrecato dei danni ai cittadini, e io sto parlando di tante provvedimenti che devono essere assolutamente corretti, dal Jobs Act alla riforma della scuola a tanti altri provvedimenti. È chiaro che si parte da questi punti. Dobbiamo trovare dei punti di contatto, venirci incontro senza tradire il nostro programma. Quello sarebbe un vero tradimento. Mi scusi, senatrice, questo non può essere anche il risultato del fatto che la vostra politica, né di destra né di sinistra, come si è detto tante volte, adesso vi stia un po' tornando contro in questo senso? Cioè la Lega vi dice Renzi e il PD sono il passato, il PD invece vi dice dovete chiudere con la Lega. Non è che adesso sta diventando un'arma a doppio taglio? No, è sempre un elemento di forza, perché noi possiamo dialogare con entrambi avendo come unico obiettivo quello di portare l'Italia finalmente a rialzarsi, a superare la crisi e a superare tantissimi problemi da cui purtroppo sono afflitti i nostri cittadini, dalla povertà alla mancanza purtroppo decennale di investimenti che vede il nostro paese arretrare soprattutto rispetto al resto d'Europa. Quindi ci pone in una posizione di forza tale da poter dialogare con entrambi e avendo, come dicevo prima, non come mira né le poltrone né l'ideologia, ma la risoluzione di diversi problemi, quelli poi portati avanti e affiorati durante la campagna elettorale. Lei stessa ha parlato di entrambi, riferendosi appunto a PD e a Lega, ma può escludere, come ha fatto Di Maio in diretta televisiva, che il forno con la Lega possa riaprirsi? È chiuso definitivamente quello, davvero? Io a questo punto mi sento di escluderlo, perché vede, noi siamo delle persone anche molto serie. Noi prima abbiamo avviato una discussione con la Lega perché era quella che noi ritenevamo la forza che è vincente insieme a noi, quelli che avevano comunque ottenuto un successo. Purtroppo Salvini non vuole sganciarsi a Berlusconi, ha preferito rimanere il leader di una coalizione, anziché pensare a diventare parte di un governo che poteva finalmente dare delle risposte ai cittadini. A questo punto poi, come dicevo prima, seguendo il percorso indicato da Mattarella, possiamo parlare anche con il Partito Democratico, che ha posto una condizione per avviare il dialogo. Ci è sembrato piuttosto coerente allora rispondere a questa condizione, è anche giusto, e quindi è chiuso il discorso. Lei ci ha dato una notizia in qualche modo questa sera, ma nel momento in cui Martina aveva chiesto come condizione per aprire un tavolo che Di Maio rinnegasse il forno della Lega, non pensa che dicendo non escludo nulla si possa riaprire tutto, si riaprano tutti i giochi praticamente? Guardi, qui non è che noi siamo stati abbastanza chiari, in realtà noi sono trascorsi 50 giorni, sì. Salvini ha avuto tutto il tempo per meditare e per fare la sua proposta finalmente, che però tenesse conto del fatto che noi siamo la prima forza politica del Paese, abbiamo preso il 32% e abbiamo chiesto una condizione, abbiamo posto una condizione dalla quale non potevamo spostarci, ovvero non confrontarci con Silvio Berlusconi. Lui sa bene, io parlo di Salvini, che dato il nostro percorso, la nostra storia, era comunque una scelta più che coerente, non poteva che aspettarsi queste. Sono trascorsi 50 giorni, chiaramente il Presidente Mattarella ha necessità di dare delle risposte ad un governo e al Paese e ha deciso di andare avanti. Coerentemente con il voler osservare anche il valore costituzionale e la responsabilità che ci viene indicata dal Presidente della Repubblica, allora noi abbiamo chiuso il cosiddetto forno con Salvini. Però, posso farle però 50 una... giorni, come al non solito... siamo stati affatto frettolosi, insomma. Assolutamente, questo non glielo si può rimproverare. Posso farle però una domanda un po' cattiva? C'è qualcosa, una legge, un provvedimento, un'ipotesi che può accomunare lei e comunque il Movimento 5 Stelle a quello che hanno fatto Renzi e quello che ha fatto la Boschi? Una, finora. Su quello che ha fatto la Boschi sicuramente no. Noi con il Partito Democratico però abbiamo, devo dire, anzi,
Democratico ha votato anche delle nostre leggi, quelle sul reato ambientale, una norma anticorruzione ed anche l'ultima, quella sul fine vita, per cui ha tutti gli strumenti in sé per venire incontro a quelle che sono provvedimenti di buon senso. Poi ha istituito anche il reddito di inclusione, che noi abbiamo contestato per la cifra e soprattutto per le modalità di accesso. Noi vogliamo potenziarlo. Ora, a noi non importa, la definizione di questo strumento. A noi interessa che le persone che adesso vivono sotto la soglia di povertà possano emergere da questa situazione. Senta. Noi riteniamo anche che sia piuttosto incoerente dare un reddito di inclusione così come è previsto dal Partito Democratico. Questi sono aspetti appunto che sospendere o lasciare in apnea. Certo. Ci sono delle cose da potenziare che andrete ad approfondire. Sa perché le ho fatto la domanda? Perché in qualche modo ci sono dei punti che si portano il 5 Stelle e i PD davvero agli antipodi. Nel 2014, febbraio, Renzi incontra Grillo, trasmissione in streaming dell'incontro, c'era anche Di Maio presente e voglio ricordarle, perché sicuramente lo sa, quello che è successo. Ecco, meraviglioso. Posso hai parlare delle idee? No, no. Io non ti faccio parlare. Io sono venuto a manifestarti la mia totale, la nostra totale indignazione a quello che tu rappresenti. Perfetto. Il sistema che rappresenti. Benissimo. A noi non ci interessa, perché noi faremo degli errori, ma siamo coerenti con quello che diciamo. Tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese. Dolore, c'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, cara. È finita. Buona giornata, ciao, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Senatrice Lezzi, insomma, i rapporti allora non erano molto idilliaci, come si è visto. Noi non rinneghiamo, io stessa non rinnego l'opposizione puntuale fatta al governo Renzi. Non solo io, ma anche gli italiani non rinnegano tutto quello a cui si sono opposti in questi 4 anni, 3 anni e mezzo di governo Renzi. Lo hanno sancito il 4 marzo. Le politiche di Renzi e della Boschi, i conflitti di interesse che hanno interessato le grandi industrie, la banca, insomma una serie di questioni, non vengono assolutamente rinnegate, però il Partito Democratico ha gli strumenti per superare anche quelle politiche e venire incontro a quella che è la prima forza politica del Paese, che sta chiedendo, prima lo ha chiesto alla Lega, la Lega voleva per forza imporre Berlusconi, quindi chiuso forno. Senatrice, Lega, lei personalmente avrebbe preferito un accordo con la Lega, per esempio? Come? Lei personalmente avrebbe preferito un accordo con la Lega rispetto a quelli che sono le sue vedute no. politiche o con Guardi, il Partito Democratico? Guardi, io sono stata 5 anni in Parlamento, adesso sono al mio secondo mandato, vorrei realizzare quello di cui noi parliamo ormai da tanti anni come Movimento 5 Stelle. Io vorrei introdurre uno strumento di contrasto alla povertà. Io vorrei finalmente fare gli investimenti di cui il nostro Paese ha fame e sete. Io vorrei agire per il riequilibrio territoriale tra nord Sud. Io vorrei fare una legge anticorruzione seria, una legge contro il conflitto di interessi. Ora, fatto questo, che io lo faccia con il PD o con la Lega, a me non interessa. L'importante è farlo. Che ci sia un contratto serio tra le due parti, e io voglio sapere il perché poi la Lega non lo vuole fare e il perché il Partito Democratico non lo vuole fare. La Lega, lo abbiamo capito, è strettamente legata a Berlusconi, quindi si chiude il ragionamento con la Lega. Adesso dobbiamo vedere perché il Partito Democratico non vuole superare Renzi, come ha superato tanti segretari, e ricordiamo che, a differenza di Salvini, Renzi si è dimesso, è dimissionario, per cui sì, non è più il segretario, assolutamente. Non ha più il ruolo di quando andò a parlare con Grillo. Chiarissimo. Io, senatrice, la ringrazio per essere stata con noi questa sera, per aver accettato il nostro invito.